Sempre Alex della Video Live, inviato speciale di Accordo.it, sono qua con Oddo, dico bene? Ok. Allora, che cosa porti in fiera oggi? Ma oggi abbiamo una quasi completa rappresentanza dei nostri prodotti, delle nostre tracolle in pelle, tutte fatte a mano, da me e mia figlia Francesca. E siamo molto contenti perché c'è una ottima affluenza, c'è molto interesse, molti clienti apprezzano veramente tanto i nostri prodotti e siamo... Vedo anche tanti volti famosi usare il vostro prodotto, vero? Sì, siamo veramente molto felici perché i nostri friends, che noi chiamiamo al posto di chiamarli endorse, diciamo, che è un termine che non ci piace moltissimo, sono veramente degli amici perché apprezzano il nostro prodotto, lo portano sempre con loro on stage, che è una soddisfazione immensa per noi, e ci danno anche tanti ottimi consigli. Tra l'altro, quelli che potete vedere qua nello stand esposti sono all'incirca una metà di quelli che in realtà abbiamo e che sono arrivati negli ultimi periodi, per cui siamo veramente molto felici di questo apprezzamento e ci stanno dando chiaramente una grande mano per far veicolare. Ti chiedo un'ultima cosa: da dove nasce la passione per costruire, inventare, sperimentare tracolle? Beh, nasce da lontano. Io sono, diciamo, chitarrista, è una cosa grossa, sono un po' più un rumorista professionista. Però diciamo, da ragazzo ho questa passione, so cosa vuol dire tenere una chitarra pesante come un Les Paul sulle spalle, so cosa significa insomma, anche la fatica della passione in un certo senso, e questa cosa è venuta fuori tanti anni fa, più di 30 anni fa, facendo le mie prime tracolle con un mio carissimo amico che lavorava a Pellame. Poi per caso è tornata fuori, io sono un fotografo, facevo un servizio fotografico in un'azienda di pelletterie, mi sono fatto tagliare due strisce di pelle, è ritornata fuori prepotente. Le ho fatte vedere, le ha viste Federico Poggipelli, le ha viste Luca Colombo, mi hanno detto: ma questa è roba bellissima, e lì ho cominciato a capire che ci poteva essere un perché. Poi mia figlia ha fatto diventare un'azienda questa passione, perché prima è stata coltivata a livello di passione, e adesso stiamo qui in pista a spingere per farci conoscere. Insomma. Bene, bene. Grazie di essere qui allora a Milano Music Show 2019, buon proseguimento di fiera, è stato un piacere, Oddo. Grazie mille, ciao. Piacere mio, ciao. Grazie.